Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Ecco, vorrei cominciare stamattina questa breve riflessione con voi attraverso una preghiera ispirata a questo Vangelo che ci porta un grande dono, la rivelazione di Gesù come luce della nostra vita. Diciamo insieme, con fede, possibilmente con la fede di Bartimeo: «Signore Gesù, tu sei la luce del mio cuore. Rischiara le tenebre dei miei peccati. Aiutami a portare agli altri la tua luce. Così sia». Ecco, con questa preghiera ci introduciamo in questo grande mistero che è la grazia di oggi. Io la chiamo la grazia di Bartimeo. E che è quella di capire che noi nella vita soffriamo, chi più chi meno, della oscurità, del buio, non tanto ovviamente quello fisico, ma del buio morale, spirituale, perché tante volte siamo confusi, tante volte siamo proprio ignoranti, non sappiamo bene il senso della nostra vita, non sappiamo dove andiamo. Non sappiamo neanche da dove veniamo. Se il Signore non ci illumina, abbiamo un grande bisogno della luce della vita, della luce del cuore. Ora, uno dei grandi doni del Vangelo è questa proclamazione vera, che Gesù è la luce del tuo cuore. Gesù è la luce del tuo cuore, della tua vita. Credi tu questo? Sì, sì, Gesù, io credo che tu sei la luce del mio cuore. E una volta che nasciamo questa fede, si potrebbe dire è fatta, cioè Gesù può illuminarci. Non so se tu hai notato il racconto è pieno di sapienza, essendo ispirato.
Quando Gesù guarisce questo poveretto, no, che tanti anni stava lì a mendicare sulla strada di Gerico, lo guarisce e poi gli dice: la tua fede ti ha salvato. Non dice io ti ho salvato perché tu hai avuto fede. La tua fede è un modo che Gesù usa spesso per farci capire l'importanza della fede in Lui per essere salvati, guariti, illuminati. Ecco perché abbiamo ripetuto questo atto di fede. E poi quando viene in noi questa luce succedono due cose, anzi tre, ne diciamo due oggi per brevità. Una è che la luce di Gesù ci fa vedere i nostri peccati e ci dà il pentimento, perché i peccati sono fonte di tenebre. Cioè creano confusione, creano illusione. Infatti chi fa molti peccati non solo non crede più alla fine all'amore di Dio, ma anche pensa di essere a posto. Una delle trappole dei peccati è che non ci dà la comprensione giusta di quello che facciamo davanti a Dio. Ecco, questo è un effetto. Un altro effetto della luce di Gesù è farci sentire amati da Dio. Poi ce n'è un altro ancora. La luce di Gesù ci rende portatori agli altri della sua luce. È una luce che poi, una volta che viene nel tuo cuore, si irradia verso gli altri e puoi aiutare gli altri a capire qualcosa del guazzabuglio della vita, specialmente quando arriva l'ora del dolore, della solitudine, eccetera. Se tu hai la luce di Gesù, a volte anche in silenzio, con la semplice vicinanza pieno di amore, puoi dare luce agli altri. E mi viene da dire che tante volte noi, anche i genitori, forse anche noi preti, siamo poco attenti a trasmettere agli altri la luce della vita. Facciamo 100 cose per i nostri figli, ci ammazziamo di lavoro, soldi, cultura, professione, però la cosa più importante che la luce della vita, il senso della vita, a volte a questi figli non lo trasmettiamo, non lo testimoniamo. Adesso Gesù verrà in noi tra poco, è lo stesso che ha guarito il Bartimeo, nella comunione riceviamo proprio lui e allora dobbiamo ringraziarlo e anche promettergli di custodire questa luce, combattendo il peccato, e anche di portarla agli altri, di essere persone luminose, ma non per la bellezza esteriore, ma per questa luce che viene dal cuore e che dà il senso della vita. Così sia. Amen.